tutti e benvenuti in questo nuovo video. È venerdì mattina e sono in cucina. Sto aspettando il mio fidanzato che torna dal lavoro per la pausa pranzo e oggi ho deciso di preparare una pasta un po' diversa dal solito. Quale? La pasta con il tonno e i porri. Iniziamo! Questa ricetta è per due persone, per me e per il mio fidanzato. Per prima cosa ci servono due porri, tagliamo via le radici e dopodiché iniziamo a tagliare a rondelle la parte bianca. Dovete sapere che la parte bianca, appunto, contiene un sacco di fibre utili a regolarizzare l'intestino. Inoltre il porro è ricchissimo di vitamina C ed è un alimento depurativo e diuretico, quindi fa molto molto bene. Tagliamo a rondelle anche il secondo porro. E arrivati a questo punto dobbiamo togliere gli strati più esterni, che come vedete sono verdi e vi assicuro anche molto duri. Teniamo la parte all'interno, che è quella bianca e quella più morbida. E voilà! Ripetiamo la stessa operazione con il secondo porro. Gli strati praticamente si tolgono come se fosse una cipolla. Se notate, questo porro è ancora sporco di terra perché non l'ho ancora lavato. Tagliamolo a rondelle. Ora all'interno di un colapasta mettiamo tutte le rondelle . Laviamole abbondantemente con acqua. Come vedete si stanno rompendo, ma non importa perché ora le taglieremo più finemente per farle cuocere più velocemente. Tagliamo le rondelle con l'aiuto di un coltello, ma se l'avete a casa vi consiglio di usare una mezzaluna. Aggiungete in un pentolino un goccino d'olio, metà dado e naturalmente l'alimento principale, i porri. Non dimenticate di aggiungere un bicchiere d'acqua per farlo cuocere meglio. Mescoliamo e lasciamo cuocere a fuoco lento. Nel frattempo, se volete, potete fare come me e iniziare ad accendere anche l'acqua della pasta. Ora non ci resta che aspettare che il porro si asciughi e diventi bello morbido. Come vedete, anche voi il porro è diventato morbido, ha assorbito tutta l'acqua e quindi ora possiamo aggiungere una scatoletta di tonno, naturalmente Rio Mare, così il mio ragazzo è contento. Mescoliamo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Finalmente l'acqua bolle, quindi aggiungiamo il sale e poi buttiamo la pasta. Io ho scelto le penne, ma se volete potete fare anche le tagliatelle. Mentre la pasta cuoce aggiungiamo al condimento tonno e porri la panna. E anche un pizzico di pepe. Mescoliamo per bene. Scoliamo la pasta. E a
aggiungiamola al condimento. Mescoliamo. Ok? E finalmente serviamo a tavola e si mangia! Buon appetito! Grazie a tutti per avermi fatto compagnia questa mattina. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace o un commentino qui sotto e noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!